Gesù insegna nel Tempio dimostrando che anche lui, come ogni pio giudeo, ha letto, studiato, meditato e conosciuto profondamente la scrittura. E non tanto come ispirazione divina, ma con una frequentazione quotidiana nella preghiera. A partire dalla Bibbia scopriamo che tutti aspettavano come Messia il re Davide. Ma, dice Gesù, come è possibile tale identificazione? Visto che in un salmo Davide stesso riconosce il Messia come suo Signore, non possono essere la stessa persona. Così facendo, Gesù sposta l'attenzione della folla da un messianismo politico ad uno spirituale, più profondo e universale. Gesù invita anche noi a frequentare e meditare la parola per farla diventare il centro della ricerca della nostra fede. Buona giornata a tutti.